La scuola per l'infanzia di Villa Ripa a Teramo riapre per i 20 bambini della Verde Frazione Tramana, un edificio perfettamente sicuro grazie all'adeguamento antisismico, impiantistico ed energetico. I lavori, costati 350.000 euro, sono stati effettuati dall'amministrazione comunale nell'ambito della ricostruzione pubblica. Un segnale importante per la comunità di questa zona decentrata che dopo sisma e Covid si ritrova unita per una nuova ripartenza e si riparte proprio dai bambini. Che significato ha la riapertura di questa scuola a Villa Ripa? La scuola di Villa Ripa fu chiusa subito dopo il terremoto. È passato del tempo e quasi ero timorosa nel riproporre, no, riavviare un percorso all'interno della frazione. Ecco, questo è stato immediatamente dissipato perché con un'unica riunione abbiamo riavuto i 20 bambini che c'erano prima e che da lunedì rianimeranno questa scuola e soprattutto l'intero tessuto sociale a cui appartengono. Che tipo di intervento strutturale avete fatto a questa scuola e soprattutto quanto è costato? Allora, questa scuola è una scuola in muratura portante, l'adeguamento è stato un adeguamento sismico che in un primo momento con l'ordinanza 33 prevedeva 230.000 euro, successivamente con la rivalutazione che c'è stata da parte dell'ufficio della ricostruzione con l'ordinanza 118 siamo riusciti ad arrivare a 350.000 euro. Un adeguamento sismico strutturale, questa scuola si parla sempre di 1, questo famoso 1, il raggiungimento di questo livello di sicurezza, questa scuola ha 1,19, è stata adeguata anche sotto un profilo impiantistico, è stata adeguata anche sotto un profilo termico, sotto il profilo delle barriere architettoniche. Il concetto di periferia non esiste? Non esiste, questa è la linea che ci siamo dati. La ricucitura del centro e delle periferie, le periferie al centro di un'azione politica amministrativa ma soprattutto di dignità dei territori frazionali e periferici. L'obiettivo è assolutamente andare avanti in questa direzione. La nostra amministrazione in 4 anni ha consentito di finanziare per l'adeguamento sismico con una progettualità tutte le scuole della città di Teramo. Un risultato straordinario, siamo partiti da zero, oggi il quadro è completamente diverso, questo è un segnale di fiducia, di speranza, di ripartenza. Andiamo avanti in questa su questa strada, in questa direzione, verso il nostro futuro, per il nostro futuro, rappresentato dai nostri bambini.